In questo video analizzeremo tre diverse tipologie di microfono per capire quale di queste si comporta meglio all'interno di un ambiente non acusticamente trattato per registrare video, live streaming, webinar e quant'altro. Iniziamo! Prima di iniziare voglio fare una premessa. L'audio che tu ascolterai da questi tre microfoni è un audio pulito così come esce dai microfoni, quindi non aggiungerò nessun effetto in post-produzione. Quindi non compressore, non equalizzatore, non noise gate, niente, ok? I suoni sono assolutamente puliti, l'unica cosa probabilmente alzerò un po' i volumi per renderli più o meno uniformi. Ancora una premessa prima di iniziare, sto registrando appunto nella parte non acusticamente trattata del mio studio, dove c'è il famoso finestrone gigante, il soffitto altissimo ovviamente è sempre lo stesso, dietro di me non ci sono pannelli fonoassorbenti e davanti a me non ci sono pannelli fonoassorbenti, c'è un mobile e quant'altro, ok? Quindi questa parte della stanza nella quale registro è quella meno trattata acusticamente, infatti c'è un rimbombo pazzesco. Ok, mi serviva però registrare qui perché? Perché voglio farti ascoltare, più che altro, quale delle tre tipologie di microfono è quella più utile per te, che probabilmente registri in una stanza con le più o meno simili caratteristiche. Il primo microfono di cui voglio parlarti è questo, il Rode SmartLav Plus. È un microfono a condensatore, funziona con la 5V ed ha un pattern polare omnidirezionale, che cosa significa? Che prende tutto ciò che è intorno. Questi microfoni qui di solito sono microfoni utilizzati per microfonare le persone per le interviste o anche per i film, quelli più professionali. In un ambiente però acusticamente non trattato come questo, il fatto di avere una capsula un pattern polare omnidirezionale, come puoi sentire, spero che tu abbia le cuffie, se no mettile, rende questo microfono molto sensibile al reverbero. Ok, perché l'ho messo in questo modo? Allora, di solito questi microfoni vanno messi o alla giacca, alla t-shirt, però quando trovi una persona con la barba lunga o un uomo o una donna con i capelli lunghi, si può fare un po' di fatica, per cui di solito i professionisti lo mettono così, sulla cavità sternale, in modo che prenda il suono più pieno, più grosso, ok? Di solito questa microfonazione qui avviene all'interno, cioè si mette, come ho fatto io, scotch carta, microfono e nastro isolante attaccato su scotch carta, in modo che il microfono resti lì e si mette dentro la t-shirt in modo che, soprattutto nei film, non si veda nulla. Il problema qual è? È che uno, mi sarebbe costato troppo tempo, due, sono peloso e quindi comunque avrebbe avuto lo stesso effetto della barba, quindi tieni in considerazione anche questo, se devi microfonare una persona con la barba lunga o pelosa, forse questo microfono non è proprio la scelta migliore, a meno che non sei un genio e ti inventi. Alcuni, sai cosa fanno? Mettono un cappellino alla persona che stanno intervistando e gli mettono il microfono nascosto vicino al cappello in modo che si senta. Cioè, puoi inventarti veramente quello che vuoi, l'importante è che l'audio poi si senta bene. Quindi questo è il primo microfono. Secondo microfono, che non ha bisogno di presentazioni, è lo Shure SM58. Questo è un microfono dinamico, l'unico dei tre dinamici, e da un pattern polare cardioide, che significa che prende soprattutto ciò che viene davanti, poco di ciò che arriva di lato e niente di ciò che arriva dietro. Questo microfono, trovi tantissimi video sul mio canale, ho fatto anche video di comparazione con altri microfoni, è uno dei miei microfoni preferiti di sempre. Perché? Perché si comporta veramente bene e lo puoi sentire, ovviamente. Questo qui ovviamente è dinamico, non ha bisogno della 48V, questo ha bisogno della 5V, questo niente. Mentre il terzo microfono, che non vedi perché è fuori dall'inquadratura, è un Octava MK01201. Come al solito ti metto i link in descrizione perché potrei non ricordarmelo. Questo è un microfono a condensatore con una capsula molto piccola e viene definito pencil microphone. Pencil perché? Perché ha la forma più o meno di una penna, come dimensione, un po' più cicciottello ovviamente. Fai conto che come tutto il microfono è grande quanto il corpo dell'SM58 più o meno. Ok, questo microfono qui è una cosa molto bella, cioè che, scusa, ogni tanto tocco qui per evitare che cada, ha una caratteristica molto bella, le capsule sono intercambiabili. In questo momento c'è una capsula supercardioide. Supercardioide che cosa significa? Che prende tantissimo di ciò che arriva davanti, pochissimo di ciò che arriva di lato e un po' in più rispetto al cardioide di ciò che arriva dietro. Ok, ci sono pro e contro a tutti i tipi di pattern polari, quindi
non esiste il migliore in assoluto, anche se il cardioide, diciamo, è quello che si presta meglio in più occasioni, soprattutto per noi che facciamo video o registriamo podcast. Ok, però, insomma, non basarti su questa cosa che ho detto, ma fai dei test. Se hai un microfono con diversi pattern polari, prova quello che è migliore. Io lascerei perdere la figura 8 a meno che non devi fare interviste, lascerei perdere l'omnidirezionale a meno che non sei in un ambiente trattato e devi prendere anche i suoni d'ambiente, ma mi orienterei su cardioide, ipercardioide e supercardioide. Orientativamente però, insomma, fai tu dei test, questo è solo un consiglio. Ok, durante il video tu stai sentendo, hai sentito lo switch dei vari microfoni, per cui io non voglio dirti quale dei tre è il migliore, perché sono più che sicuro che le tue orecchie sono riuscite a sentire la differenza tra i tre microfoni in termini proprio di suono, di pulizia del suono, ma anche di quanta quantità di riverbero rappresentano, ok? Come ti dicevo all'inizio, il suono che tu stai ascoltando è assolutamente pulito, non c'è nessuna post-produzione se non semplicemente alzare un po' il volume. Inoltre, questi tre microfoni, mi interessava farti capire quale dei tre microfoni potrebbe essere la soluzione migliore per te che vuoi fare video, che vuoi fare live streaming, che vuoi registrare video podcast, fare videoconferenze, corsi o qualsiasi altra cosa. Quindi non mi interessa tanto il modello specifico, sì, ti ho parlato anche dei modelli, ma quello che mi interessa è la tipologia di microfono. Quindi è meglio un microfono lavalier, è meglio un microfono dinamico, è meglio uno small, un pencil small condenser microphone, quello che ti pare. Quale dei tre ti suona meglio? Fammelo sapere nei commenti, fammi sapere se possiedi uno dei tre, se stai pensando di dover comprare un microfono, se questo qui in alto ti intriga perché è un po' più particolare. Io prima avevo, ti racconto questa cosa, avevo il Sennheiser MKE600, un signor microfono, veramente molto molto bello. L'ho venduto ad un amico perché dentro questo ambiente prendeva un sacco di reverbero. È un microfono che suona in maniera pazzesca, però più all'esterno che all'interno, quindi per registrazioni out of door. Indoor invece questi microfoni qui con un condensatore, con una capsula molto piccola, soprattutto con un pattern polare supercardioide, suonano decisamente meglio, ok? Questo ho fatto dei test e ho visto che effettivamente questo qui, non tanto l'ottava in sé, quanto mi piace molto perché è un microfono scuro, ma questa tipologia di microfono funzionava meglio nella mia stanza con queste caratteristiche sonore rispetto al Sennheiser MKE600, che resta comunque un grandissimo microfono. Io come al solito parlo tantissimo, ma tu, se hai domande su qualsiasi cosa, microfoni, reverbero, la stanza, i cavi, l'audio, il video, fammi domande e io come al solito rispondo nel più breve tempo possibile. Ok? Benissimo, grazie per aver guardato questo video, noi ci vediamo settimana prossima. Ciao!